Benvenuti e benvenute in questa nuova analisi dei Servant di Fate Grand Order. La protagonista di oggi è Barghest, il segugio al servizio di Morgana, la fedelissima guerriera cannibale che nella Lost Belt ha fatto un po' cacare. Prima di parlare della sua biografia, come sapete, dobbiamo fare tutta un'analisi su questa Servant e, per prima cosa, vorrei partire, come sempre, dal suo design. Con lei vale più o meno lo stesso discorso di Melusine. Il suo primo stage mi piace tantissimo, infatti la sua armatura non solo è bella da vedere, ma intimidisce. Ed è questo ciò che conta. Quando la vedo, mi sento di essere dinanzi ad una grande guerriera che non ha paura del campo di battaglia. Anzi, non solo non ha paura del campo di battaglia, ma lo domina. Il suo secondo stage è invece carino. Certamente non ho intenzione di fare il puritano e non guarderò altrove quando mi viene mostrato quel corpo da favola. Ma, io avrei preferito qualcosa di più simile al primo stage, o qualcosa che si riallacciasse all'archetipo del condottiero. So che l'intento era quello di unire forza ed eleganza, quindi presentare Barghest come una grande guerriera che ha anche un qualcosa della principale. Della nobildonna, ecco. E non è un tremendo problema. Il fatto è che già Baoban Sith, Melusine e anche Morgana, se ci pensiamo, sono dipinte in quel modo. Non c'era bisogno di mettere Barghest al loro stesso livello. Non c'è bisogno che ogni singolo personaggio femminile indossi degli abiti eleganti o che abbia questo elemento della principessa. Non so se mi capite. Per quanto riguarda il terzo stage, ok, allora, a me non piace. E non parlo del fanservice, quello lo capisco pienamente. Una volta che le metti un corpo del genere, sei quasi obbligato in quanto artista a far vedere al pubblico le sue forme. Quella è anche l'idea del fumetto che sto facendo insieme a Beakwolf, va bene. E a questo proposito il volume 3 è stato concluso e abbiamo iniziato il quarto volume. Se volete dargli un'occhiata, il link lo trovate in descrizione. Dunque, tralasciando il fanservice, il mio problema è quel costume, perché esso mi ricorda vagamente quello di Melusine. E lo dico per tre ragioni. La prima, i gambali. Insomma, basta guardarli per un secondo e notare che sono molto simili a quelli del terzo stage di Melusine. La seconda, le corna. Non ho mai visto un cane con le corna, e anche quelle ricordano sempre l'ultimo stage di Melusine. La terza, e forse un po' più problematica, il design è molto meccanico, non so se mi capite. Non sembra un'armatura fantasy, ma ha un qualcosa per lo più di fantascientifico. Il che non è un problema di per sé, ma è strano, perché pensavo che la fata drago metà macchina fosse Melusine, non Barghest. Dall'aspetto, inoltre, non sembra che lei sia un cane demoniaco. Anzi, dando uno sguardo al suo ultimo stage, possiamo vedere che non ha proprio niente dal cane. Le corna sono ancora più pronunciate e sembra che stia volando, come un drago. Almeno con Melusine hanno fatto lo sforzo di metterle delle ali in modo da far capire che abbiamo a che fare con una specie di drago. Ma lei, Barghest, del cane, che cazzo ha? Perché ha le corna? Non ha senso. Se non ricordo male, e vado molto a memoria, Barghest, quando si trasforma nel cane, non ha corna. Mi pare che abbia degli aculei o qualcosa del genere, delle specie di protuberanze rosse, non so neanche come definirle, ma non ha delle corna. Mentre Statizia le ha. Perché? Solo il porco traiano lo sa, non so cos'altro dire. Andiamo avanti e parliamo delle sue statistiche. Prima di tutto è una saber dorata 4 stelle. I suoi HP massimi arrivano a 13.521. Il suo attacco massimo arriva a 8.721. Ha un valore di assorbimento stelle pari a 99. Il valore di generazione di stelle è del 10,2%. Rigenera uno 0,74% di Noble Phantasm per colpo e ne rigenera il 3% quando subisce un colpo. E infine ha un death rate pari al 28%. Le sue command cards sono una Quick con 5 colpi, una Ars con 3 colpi, 3 Buster con 2 colpi ciascuna e infine 5 attacchi extra. Parliamo ordunque delle sue abilità. La sua prima abilità è Numeral of the Saint, di grado B. Aumenta il proprio attacco del 18% per 3 turni e aumenta le prestazioni della propria carta Buster da un minimo del 18% fino ad un massimo del 28% se si trova in un campo di battaglia illuminato dal sole. La sua seconda abilità è Wild Rule, di grado A. Aumenta le prestazioni delle proprie carte Buster da un minimo del 20% fino ad un massimo del 30%. In più, aggiunge a se stessa lo stato sopravvivenza del più adatto. Ehi, ma quello è darwinismo sociale! Ah, fico! Comunque sia, con questo stato rimuove l'ultimo buff del nemico e lo sostituisce con un abbassamento della difesa del 10% che dura per 3 turni. Quindi, per ogni buff rimosso, gli togli difesa. In più, ogni volta che colpisce il nemico con un attacco normale, Barghest rigenera 1000 HP. La sua terza abilità è Full Weather, di grado A. Diminuisce i danni subiti dalla squadra da un minimo di 500 ad un massimo di 1000 danni meno subiti. Questo buff dura 3 turni e viene tolto dopo 3 attacchi
attacchi subiti. In aggiunta, la squadra rigenera il proprio Noble Phantasm ogni turno per 3 turni da un minimo del 10% fino ad un massimo del 15%. Le sue abilità passive sono Magic Resistance di grado C, che aumenta la resistenza ai debuff del 15%, e Madness Enhancement di grado A+, che aumenta la prestazione delle carte Buster dell'11%. La sua append skill sulla quale ci concentriamo è Anti-Alter Ego Attack Damage Aptitude, che aumenta i danni inflitti ai Servant di classe Alter Ego da un minimo del 20% fino ad un massimo del 30%. I suoi attributi sono Forza B+, Agilità A, Fortuna C, Resistenza A, Mana C e Noble Phantasm B+. Il suo Noble Phantasm è Black Dog Galatine, che infligge danni a tutti i nemici. Poi aumenta i propri HP massimi di 3000 punti per 5 turni. Infine riduce il cooldown delle proprie abilità di 1. E, grazie all'Overcharge, prima di attivare il Noble Phantasm, può aumentare le prestazioni delle proprie carte Buster per un turno da un minimo del 20% fino ad un massimo del 40%. Dunque, arrivati a questo punto, ora vi dico cosa ne penso di questa Servant. E lei è forte, non scherzo. Tralasciando i problemi che ho con il modo in cui è stato scritto il personaggio, non posso negare che sia effettivamente forte come Servant. Cioè, in quanto Saber è davvero una risorsa. Tutto dipende dal fatto che il suo kit è fatto apposta per massacrare il nemico senza lasciargli alcuna possibilità di uscire vivo da uno scontro diretto con lei. Pensate che stia cazzeggiando? Considerate questo. Ha 3 carte Buster. La sua prima abilità potenzia l'attacco e può rafforzare le carte Buster. La sua seconda abilità toglie i buff al nemico, gli diminuisce la difesa e rafforza ulteriormente le carte Buster. Ha una passiva che le permette di fare danni maggiori con le Buster. Cioè, ok, io non scherzo quando dico che questa Saber è una forza della natura. Fa solo danni. E se si trova con personaggi di supporto che le aumentano i danni o le prestazioni delle Buster, diventa ancora più pericolosa. Se fosse stata di classe Berserker, l'avrei paragonata ad Arjuna Altar. E forse sarebbe stata anche più forte di Morgana. E non lo dico tanto per dire. Cioè, vi basta guardare il suo kit di abilità, vi basta giocarla per capire che mosso sarebbe diventata se fosse stata di quella classe lì. Perché, credetemi, Bargest è una bestia. E a questo si aggiunge il fatto che dura molto sul campo di battaglia. Infatti, pur non avendo evasioni o invincibilità, può comunque contare sulla rigenerazione della salute, sull'aumento della difesa, e se la mettete con qualcuno che la tiene in vita, allora non dovete preoccuparvi di niente. Questa Saber merita moltissime attenzioni, ma il fatto che abbia così tante Buster implica anche degli ovvi svantaggi. La rigenerazione del Noble Phantasm è più lenta e le Critical Stars da lei accumulate non saranno tante, il che può essere un problema, certamente. Lei in inglese verrebbe definita una One Trick Pony, significa sa fare solo una cosa, e tutto il resto è un pochino mediocre. Se voi avete bisogno di qualcuno che faccia danni, allora lei è perfetta per questo compito, altrimenti potrebbe non splendere così tanto. La CE che più consiglio per lei è ovviamente Limited Zero Over. Non credo dover spiegare il motivo di ciò. Ora, parliamo della biografia. E... oh merda, ok. Questo è il giorno più bello della mia vita, il giorno in cui mi rendo conto che leggere quella Losbert è stato davvero molto utile. Allora, ci sono delle cose positive che devo dire e delle cose non molto positive. Partiamo dall'inizio. Sono contento che Bargest non venga dipinta come la tipica bella donna casta e pura. Il fatto che venga esplicitato sin da subito che lei ha avuto tanti amori è una cosa abbastanza rara nei personaggi femminili di Fate, e quando accade credo che sia importante fare i complimenti, perché è giusto avere dei personaggi femminili con un po' di esperienza sessuale e anche romantica, sapete, no? Viene detto che Bargest è una che si innamora facilmente delle persone forti, ma le sue relazioni durano poco perché, se non ricordo male, alla fine lei si mangia i suoi amanti o qualcosa del genere, quindi ok, non c'è da sorprendersi, ma la cosa interessante è quando si parla della sua personalità. Sin dall'inizio ci viene detto che costei è una che crede fermamente nel darwinismo sociale, cioè cane mangia cane, sopravvivenza del più adatto, insomma, i deboli devono ubbidire ai più forti o perire per mano loro, e insomma cose di questo tipo. Bene, il fatto è che la biografia è scritta in modo davvero curioso, perché viene detto che lei non soltanto è una guerriera senza pietà, ma è anche una che la prima cosa che fa in battaglia è uccidere i più deboli, il che significa, usando ciò che viene narrato nella Losbeld, che quello che ha fatto nella foresta di Oberon, ovvero l'atrocità che ha commesso, cioè l'uccidere fate innocenti, non è stata una cosa così fuori dal comune per lei. Anzi, uno potrebbe dire, leggendo la biografia e collegando il tutto con la Losbeld, che la nostra carissima Bargest è invece abituata a commettere atrocità contro civili. Anzi, è la prima cosa a cui pensa. Ti viene letteralmente detto questo, il che è davvero mostruoso, ma non è tutto qui.
qui, perché la biografia trovi il modo di definirla nobile, gentile e anche sentimentale e stronzata del genere. Sì, Burgess è nobile, gentile e sentimentale come un ufficiale delle SS. Ok, sinceramente, non puoi veramente venire da me, descrivermi una che commette dei crimini di guerra e poi dirmi: ah, guarda, che è virtuosa, è buona, è gentile, vuole scopare tanto e vuole scopare proprio con te. Non dovresti presentarmi un personaggio cattivo in questo modo qua. Come fa una che stermina villaggi e commette atrocità contro civili indifesi ad essere nobile, gentile e sentimentale? Ma santa Madonnina Cisalpina, sembra che a scrivere queste cose ci sia un ragazzino di 13 anni. Ok, mi ricordo, quando io ero nella mia fase edgy, che è durata da quando avevo 12-13 anni fino ai miei, boh, che ne so, 16-17 anni, qualcosa del genere, ecco, in quel periodo io non solo adoravo Alucard di Helsing, ma pensavo che non ci fosse niente di più figo che scrivere di questi personaggi ultra cattivi, spietati, tremendi e dire: no, guarda, in realtà sono buoni. Certo, commettono crimini terribili, ma sono buoni, per qualche ragione. E Fate Yggdrasil è stato il mio primo lavoro scritto che, certo, in parte aveva quegli elementi edgy, ma cercava di dare loro una sostanza, di separare in maniera chiara il bene dal male. Poi, come ho sempre detto, quello è stato il mio primissimo lavoro pubblicato, scritto che avevo ancora, che ne so, 19-20 anni, pubblicato diverso tempo dopo senza nessuna correzione e aggiustato che ne avrò avuti forse 24-25. E già allora non mi piaceva così tanto quello che avevo scritto. Infatti credo di aver fatto un lavoro migliore nella Divoratrice di Dei o in Dreamwalkers. Ma tralasciando questo, il punto è che se si vuole fare un personaggio negativo, ma davvero negativo, allora bisogna avere il coraggio di trattarlo come tale. Anche se il personaggio che hai costruito è una gnocca da paura, devi comunque dipingerla come una criminale, se è una criminale. Anzi, cosa molto importante, il fatto che il personaggio sia una donna sexy o meno non dovrebbe avere nessuna importanza nella storia. O comunque non dovrebbe impedirti di condannarla se è una criminale, se è una che fa cose, diciamo, che non sono etiche, no? Ma credo che questi siano argomenti che uno può trattare in un video a parte, e credo di aver già detto questa cosa qua forse nella recensione di un'altra cosa di Fate, ne sono sicuro, ma devo ricordare che cosa. Comunque sia, spero che il video vi sia piaciuto. Se volete potete iscrivervi al canale e potete anche leggere ciò che io scrivo. In descrizione troverete link e tutto il resto. Ora, se non vi dispiace, devo andare. Ci sono altri Servant che mi aspettano. Alla prossima, e come al solito, statemi bene, ok? Statemi bene, è davvero così difficile per te non mangiarti le parole? Perché ti mangi le parole? Io non lo so, io non ne ho idea. Santa Madonna. Santa Madonnina Cisalpina che mi butta giù da una collina e poi mi sputa sulla faccina.